tutti e bentornati sul mio canale. Innanzitutto buon 2020, è arrivato l'anno nuovo e in realtà ora che sto registrando questo video siamo ancora nel 2019, però quando ve lo vedrete sarà appunto già iniziato il 2020 e quindi mi sembrava giusto iniziare facendovi gli auguri di buon anno. Questo primissimo video per il canale per questo nuovo anno sarà un vlog e ho deciso di portarvi una chiacchierata riguardo a come mi sto organizzando per gli obiettivi di questo nuovo anno. All'inizio avevo pensato di fare anche un video alla fine del 2019 in cui vi raccontavo come sono andati gli obiettivi dell'anno scorso, però poi ho pensato che sarebbe stato meglio appunto fare quest'altro video, perché in realtà l'anno scorso ho fatto una cosa che capita un po' a tutti, ovvero ho scritto i miei obiettivi all'inizio dell'anno e poi li ho completamente dimenticati per tutto il tempo. Li ho tirati fuori solo a dicembre, giusto per tirare un pochino le somme e dire ok, che cosa ho fatto veramente. Diciamo che questa è una cosa che so che è estremamente comune, però mi sono un po' detta che per questo nuovo anno avrei voluto evitarla e quindi ho pensato che, così come io ora mi sto impegnando mentalmente per cambiare le cose per questo 2020, sarebbe stato interessante anche per voi vedere a quali considerazioni sono arrivata e che cosa ho deciso di fare attivamente per cambiare le cose, appunto. Detto questo, pensavo di fare comunque un piccolo recap delle cose che ho fatto in questo 2019 per poi entrare attivamente nella seconda parte del video e penso quella che sia più interessante. Ho quindi qui davanti a me la lista delle cose che mi ero scritta appunto in questo quadernino che poi ho chiuso, ho messo nella libreria e non ho più riguardato per il resto dell'anno e qui c'è scritto tra le cose che effettivamente ho fatto nonostante io questo quadernino non l'abbia riguardato, c'è scritto cucinare almeno 3 nuove ricette, che è un obiettivo abbastanza interessante da darsi, non so perché me lo sia data, però vabbè, l'ho fatto comunque. E disegnare almeno 2 volte al mese e ho iniziato a disegnare quasi tutti i giorni praticamente, quindi direi che questo decisamente lo abbiamo fatto. Visitare un nuovo paese, sono stata per la prima volta in Polonia quest'anno e soprattutto una cosa a cui tenevo tantissimo e che siamo riusciti a fare è raggiungere i 500 iscritti qui sul canale. Sono stata veramente contenta, vi ringrazio tantissimo per il supporto e per esservi appunto iscritti. Anzi, praticamente non solo abbiamo raggiunto i 500 iscritti quest'anno, ma anche i 600, anzi l'anno scorso perché siamo nel 2020, e anzi abbiamo raggiunto anche i 600, che insomma mi ha reso appunto felicissima, è una milestone che è arrivata proprio gli ultimi dell'anno e quindi sarà anche diciamo un po' una sorpresa. E quindi, insomma, grazie ancora. Tra le cose invece che non ho raggiunto e a cui invece tenevo veramente veramente tanto, ci sono fare una live e fare il vlogmas qui sul canale. Diciamo che quest'anno ha un po' preso una svolta imprevista rispetto a quello che mi ero un po' immaginata all'inizio dell'anno, però mi rendo conto che secondo me questi obiettivi non li ho raggiunti solo appunto a causa di questi imprevisti e cose varie, ma anche perché non mi sono proprio organizzata mentalmente in modo attivo per raggiungerli. E questo è un errore che non voglio ripetere per questo 2020, quindi direi che possiamo procedere alla seconda parte del video in cui vi racconto appunto come fare per darvi degli obiettivi e effettivamente lavorarci su e si spera raggiungerli in questo 2020. Innanzitutto, prima di spiegarvi come ho scelto gli obiettivi da prefissarmi e cosa ho intenzione di fare per far sì che effettivamente io riesca a portarli a termine entro quest'anno, devo presentarvi lui, il mio bullet journal. Un bullet journal è una sorta di agenda personalizzata che uno si fa da solo, all'interno del quale uno può scrivere i propri impegni, quello che uno deve fare all'interno della settimana, ma allo stesso tempo si possono anche controllare le proprie abitudini, si può controllare il proprio umore e semplicemente si può scrivere tutto quello che si vuole, perché appunto lo facciamo noi per noi e sappiamo ciò di cui abbiamo maggiormente
realmente bisogno. Ed è proprio all'interno del Bullet Journal che io ho deciso di scrivere i miei obiettivi per il 2020. Diciamo che io ho iniziato a fare questa sorta di riflessioni sul cercare di cambiare un pochino le cose e il mio mindset per il 2020 verso l'inizio di dicembre. E stavo iniziando un po' già mentalmente a organizzarmi e a chiedermi che cosa avrei potuto fare, come avrei potuto strutturare le pagine in cui scrivevo i miei obiettivi. E poi da un giorno all'altro mi sono ritrovata su YouTube un video di Shanti, che non so se la conoscete, è una youtuber italiana che parla molto spesso di sviluppo personale. E appunto per dicembre lei ha deciso di fare questa serie di video appunto su come organizzare i propri obiettivi per l'anno nuovo. Il che sembrava che fosse stato fatto appositamente per me, perché era proprio ciò su cui pensavo in quei giorni, e quindi ho iniziato a seguire i suoi video in modo molto attento e preciso e sono arrivata quindi all'organizzazione che penso per me sia più funzionale per questo nuovo 2020 e me la sono quindi scritta tutta quanta sul Bullet Journal su uno spread, ovvero un insieme delle due pagine che uno si ritrova davanti quando si apre l'agenda. Sappiate che se volete recuperare la serie di video di ve li metto qua sotto linkati in descrizione e direi che posso passare a mostrarvi le pagine del mio bullet journal nelle quali ho messo in atto una buona parte dei consigli che lei ha dato. Vi metto quindi in sovraimpressione le pagine del mio bullet journal e forse potete vedere che ci sono veramente tante sezioni e la cosa all'inizio può sembrare esagerata oppure uno può sentirsi sopraffatto e magari uno non vuole mettersi a pensare così tanto a tutto quello che uno vuole mettere appunto in queste varie sezioni, però in realtà, se aspettate un attimo, vi spiego perché secondo me questo modo di organizzare gli obiettivi è veramente molto efficiente. Come potete vedere, la prima sezione che uno ha è quella della parola dell'anno. Che cos'è la parola dell'anno? È una parola appunto che uno sceglie come focus sul quale vuole lavorare per l'intero anno, appunto, diciamo che è una sorta di concetto trainante su cui la persona si focalizza per i prossimi mesi e che può aiutare appunto a affrontare quello che uno vuole appunto fare in un modo magari più consapevole. Diciamo che nello specifico io ho deciso di non mettervi qua nel video i miei obiettivi e quello che io mi sono scritta per me stessa, perché quest'anno sono andata veramente a lavorare molto sul personale, molto in profondità, e quindi sono delle cose che diciamo non è che me la sento molto di condividere, almeno per adesso. Però se devo farvi un esempio, delle parole dell'anno che uno può scegliere sono magari azione. Se magari uno appunto durante quell'anno ha intenzione di essere molto più intraprendente, molto più attivo, oppure una parola dell'anno che uno potrebbe scegliere potrebbe essere equilibrio. Magari si è molto agitati e si tende appunto a reagire subito alle cose e si sta cercando di lavorare su quel lato di se stessi. Ecco, una parola dell'anno è proprio quella parola su cui uno sente di voler lavorare principalmente all'interno di quell'anno. Teniamo momentaneamente da parte la sezione in cui vi parlo della One Thing, perché è una cosa di cui parlerò poco dopo, perché prima voglio parlarvi delle altre sezioni che potete vedere, che sono la frase dell'anno e gli obiettivi. La frase dell'anno in realtà è un qualcosa che non ho minimamente ripreso dai video di Shanti, lei non me ne parla, però non mi ricordo se è una cosa che ho trovato in un video di una youtuber che fa appunto bullet journaling, ovvero Amanda Rich Lee. Sinceramente non mi ricordo, ricordo che anche da lei avevo visto l'idea della parola dell'anno, ma non sono sicura su questa cosa della frase dell'anno. Diciamo che ho deciso principalmente di farla perché mentre scorrevo su Pinterest nella ricerca di alcune citazioni da mettere qua e là nel mio bullet journal, ho trovato questa citazione che in realtà penso sia l'unica cosa che vi farò vedere tra quello che ho scritto su questa pagina, che
è stata veramente un'illuminazione, è stata proprio il ecco che cosa ho sbagliato nel 2019 che non devo rifare nel 2020. E quindi effettivamente ho deciso di inserire anche questa sezione. La frase dice "You get what you work for, not what you wish for", che possiamo tradurre come un "non ottieni ciò che sogni, ma ciò per cui ti dai da fare", diciamo, così, per tradurla in modo un po' carino, e effettivamente diciamo che riflette benissimo quello che vi dicevo prima, ovvero sì, mi sono data negli obiettivi nel 2019, ma cosa ho fatto effettivamente a livello concreto per fare dei passi avanti nella loro direzione per poi raggiungerli? Ecco, diciamo che quindi questo penso che rispecchi in realtà un pochino tutta la pagina e proprio il mindset che uno deve avere nel momento in cui uno all'inizio dell'anno scrive ciò che vuole raggiungere poi nel corso dell'anno stesso, appunto. Per quanto riguarda invece la sezione degli obiettivi, ho trovato molto interessante e anche molto giusto ciò di cui parla Shanti nei suoi video, ovvero che noi tendiamo, diciamo, è una cosa abbastanza comune, a voler raggiungere 150.000 cose in 150.000 aree diverse della nostra vita. Infatti molto spesso si fa la categorizzazione dei propri obiettivi, no? Dal punto di vista della salute voglio fare questo, questo e quest'altro. Dal punto di vista, non lo so, del lavoro voglio fare questo, questo e quest'altro. Uno si ritrova con 150.000 obiettivi, ma poi ovviamente non può mettere la sua energia e la sua attenzione su tutti. Non può farsi un piano per raggiungerli perché sono effettivamente troppi. Quindi uno si deve prefissare degli obiettivi principali che non devono essere troppo numerosi. Lei ha proposto il numero tra i 3 e i 5, io ho deciso di andare sui 5 perché sì, dai, facciamone comunque un pochino. E detto questo, quindi mi sono scelta gli obiettivi che per me erano veramente più importanti, ciò che io so di voler veramente raggiungere quest'anno, e me li sono scritti appunto in questa sezione. E ogni volta che apro il bullet journal, o diciamo quasi ogni volta che lo apro, oltre ad andare sulla settimana, poi mi do anche una spizzatina a questa pagina degli obiettivi per ricordarmi quello che appunto ho scritto e ciò su cui mi voglio concentrare. Ritorniamo adesso indietro e parliamo della One Thing. Questo perché quando io ho visto questo concetto della One Thing, ovviamente sempre nei video di Shanti, ho avuto un po' di difficoltà a capire più o meno che cosa volessi scegliere, o anche proprio all'inizio a capire di che cosa si trattasse, perché lì per lì all'inizio pensavo che si trattasse di un qualcosa di concreto, no? La one thing, una cosa che dovrebbe essere appunto la cosa principale dell'anno. E in realtà non so se è perché l'ho capita male io o semplicemente perché non era adatta alle mie necessità, ma scegliere quest'unica cosa e sceglierla concreta non sentivo che non mi andava bene, cioè non era funzionale per me. Ho deciso quindi di dare una sorta di svolta a appunto questa sezione, mettendo invece un concetto astratto, e so che così può risultare decisamente molto vaga come cosa, a maggior ragione che non vi faccio vedere quello che ho scritto, però un po' per farvi capire, un po' tutti magari abbiamo delle nostre difficoltà, delle limitazioni che magari ci mettiamo da soli perché pensiamo che non lo so, possiamo pensare 150.000 cose che in un modo o nell'altro vanno a limitare quello che facciamo. Ci mettiamo un po' i bastoni tra le ruote da soli. E per questo io ho deciso di scrivermi nella mia One Thing un concetto
che va un po' a combattere questa mentalità che io so di avere, che potrebbe effettivamente mettersi in mezzo tra me e i miei obiettivi. Quindi ogni volta che io poi vedo un mio obiettivo e in qualche modo inizio ad avere dubbi, inizio a preoccuparmi circa effettivamente le mie capacità di raggiungerli o meno, mi leggo la mia one thing e ho questo proprio boost di questa bella botta e carica di energia che effettivamente mi tranquillizza, mi dà, non lo so, mi dà forza, veramente non so come spiegarlo. Però ecco, ho un po' slittato questa one thing da un piano più concreto a qualcosa invece di più astratto, che allo stesso tempo però è una cosa principale che serve da supporto per tutto quello che io voglio raggiungere. Detto questo, lo so che sto facendo uno spiegone assurdo e che sono 150 ore che siamo in questo video, però ci sta ancora una cosa della quale vorrei parlarvi e che tratta appunto della seconda pagina, non lo so dove sarà all'interno di questo video, della seconda pagina del Bullet Journal che potete vedere appunto qui sopra nel video. Come potete vedere, il sottotitoletto che ho messo è "Per la vita di tutti i giorni, puntini, puntini, puntini". Questo perché all'inizio ho avuto un po' di difficoltà a staccarmi mentalmente da quella suddivisione in categorie di cui vi parlavo prima, come ad esempio appunto no, il lavoro, la salute, io ho messo appunto la musica e cose così. Infatti di solito uno tende proprio all'inizio dell'anno anche ad avere tutti questi progetti in grande della serie "Anno nuovo, vita nuova", e quindi effettivamente mi rendevo conto che nonostante fosse giusto che la mia attenzione fosse incentrata su quegli obiettivi principali, allo stesso tempo c'era altro che io comunque un pochino speravo di riuscire a introdurre all'interno dell'anno nuovo. Però uno dei ragionamenti che faceva Shanti e che io ho trovato estremamente sensati è che effettivamente alcuni obiettivi che noi tendiamo a metterci in teoria non finiscono mai. Cosa intendo dire? È che ad esempio uno all'inizio dell'anno si dice: "Ah, da quest'anno andrò in palestra 3 volte a settimana", così la sto buttando là. È ovvio che questa cosa non finisce mai, cioè nel senso c'è una settimana, io vado in palestra quelle 3 volte, ma poi la settimana dopo lo devo rifare e la settimana dopo lo devo rifare ancora. Quindi a livello di energia mentale, di attenzione, è una cosa veramente stancante se uno se la vede come un obiettivo. Quindi ho deciso di slittare questa cosa, come anche consiglia lei, in una dimensione mentale del cercare di costruire un'abitudine. Quindi quello non è effettivamente un obiettivo che io devo raggiungere, ma è un qualcosa che deve entrare a far parte del mio stile di vita, che poi in realtà a sua volta potrebbe addirittura aiutarmi a raggiungere gli obiettivi principali. Perché ovviamente se uno poi conduce uno stile di vita più produttivo, proprio di per sé, più organizzato, o semplicemente se io mi metto l'obiettivo giornalmente come abitudine di lavorare di più sull'imparare canzoni, è ovvio che se io ho come obiettivo, uno ve lo posso dire tanto qua, raggiungere i 1000 iscritti sul mio canale, è ovvio che l'abitudine giornaliera di imparare e studiare le canzoni mi aiuta nel mio obiettivo principale. Quindi mi sono creata questa altra pagina, sempre divisa in categorie perché era una cosa che non volevo abbandonare, però di abitudini e non di obiettivi che io voglio appunto implementare nelle mie giornate. Quindi potete vedere che ho messo musica, salute, studio, lifestyle, che può sembrare effettivamente un po' una ripetizione, però vabbè, diciamo, quello riguarda proprio più l'organizzazione spicciola delle cose da fare nella giornata, creatività e lavoro. Ovviamente voi potete scegliere le categorie, insomma, che preferite. Io ho scelto musica perché parte dei miei obiettivi principali ruotano appunto intorno alla musica, e una volta fatto questo, uno ha davanti
proprio anche a livello di impatto visivo, un po' tutto quello che vuole fare, tutto quello su cui vuole lavorare, la separazione tra le cose principali e le cose, non voglio dire secondarie, ma come vi ho appunto spiegato adesso, più incentrate invece su una dimensione abitudinaria e così via. Quindi finalmente sono riuscita a spiegarvi tutte le sezioni di questa pagina e come mi sono organizzata, come ho cercato di mettere a frutto tutti i consigli che ho trovato nei video di Shanti. L'ultima cosa che manca, decisamente però anche una delle più importanti, è quella effettivamente di non dimenticarsi tutto questo bel discorso che abbiamo fatto adesso, tutti questi bei obiettivi, tutta questa bellissima organizzazione che abbiamo messo giù sulla nostra agenda o qualunque cosa sia, e invece lavorare attivamente, effettivamente all'interno dell'anno per poter appunto raggiungere gli obiettivi. Quello che io mi sono ripromessa di fare è di farmi sempre una pagina all'interno del bullet journal all'inizio di ogni mese e scrivere per tutti e cinque gli obiettivi principali che mi sono messa, punto per punto, uno step che io farò all'interno di quel mese per andare avanti nella realizzazione dell'obiettivo. Quindi, sempre così vi faccio questo esempio, l'obiettivo di cui vi parlo, che è appunto quello dei 1000 iscritti. Se uno dei miei obiettivi è raggiungere 1000 iscritti sul canale, io mi metto come step. Per il mese di gennaio devo fare tot video. Questo è un esempio pratico. Poi, ovviamente, a seconda della difficoltà, tra virgolette, dell'obiettivo, uno deve mettere degli step un po' più grandi, un po' più piccoli, però in questo modo uno effettivamente può controllare mese dopo mese l'avanzamento, verso i propri obiettivi, può anche mettersi mentalmente qualcosa di più piccolo, perché quando uno ha l'obiettivo enorme, e qua torniamo alla frase dell'anno, che è per questo che io me la sono messa in testa, che uno fa ciò che uno raggiunge, ciò per cui lavora e non ciò che uno sogna. Se uno ha l'obiettivo grande è il sogno, ma per raggiungerci uno deve fare delle cose concrete e dividere, separare tutta la strada che uno deve fare per raggiungere l'obiettivo in piccoli step, in piccoli passi, è effettivamente il modo migliore per essere sicuro che uno poi quei passi effettivamente li fa, perché la cosa non sembra più così grande, non sembra più che uno non la riesce a gestire, perché effettivamente la separa in cose più piccole e più gestibili. Quindi siamo finalmente arrivati alla fine di questo video, perdonatemi, è venuto lunghissimo. Sicuramente se andate all'inizio del video ci sarà molta più luce di adesso, perché nel frattempo sta arrivando la sera e però appunto sentivo il bisogno di prendermi tutto il tempo necessario per spiegare queste cose, perché comunque ci ho messo molto tempo io a elaborarle per me stessa, ci ho messo, insomma, mi sono riguardata i video di Shanti più volte, me li sono anche riguardata per appunto mettermi qui davanti alla telecamera e registrare questo video, perché avevo appunto il timore di dire qualche sfondone. Insomma, mi rendo conto che è un'operazione che anche a livello mentale, di ragionamento, richiede tempo e quindi volevo essere sicura di aver spiegato tutto nel modo migliore possibile. Spero di esserci riuscita, spero di essere stata abbastanza chiara. Se avete dei dubbi, ovviamente scrivetemeli qua sotto e insomma, se pensate in un qualche modo di seguire questo metodo, fatemelo sapere. Se pensate che è una cavolata, scrivetemelo comunque, cioè non è che mi offendo, però semplicemente ho pensato che come sento che questa cosa potrebbe veramente funzionare quest'anno per me, poi magari vado alla fine dell'anno e dico no ragazzi, cioè, ho detto una cavolata, non ho fatto niente. Però dal momento che ho un buon presentimento a riguardo, ho pensato che magari potreste trovarvi bene anche voi con questo metodo. E quindi niente, ho pensato di portarvelo, appunto scrivetemi qualunque cosa vi venga in mente. E grazie ancora per tutto il supporto. Se siete arrivati fino a qui, grazie infinite, perché mi rendo conto che questo video era lunghissimo e sì, ora la smetto veramente di parlare. Quindi io direi che noi ci vediamo presto, prestissimo, nel prossimo video. Ciao!